tempo circa un anno e la casina del boschetto in Villa Comunale, una volta circolo della stampa, ospiterà il museo Darwin Dorn per la promozione della biologia marina e la biblioteca del mare con una sezione dedicata a bambini e ragazzi. È il progetto di recupero e rifunzionalizzazione della struttura presentato questa mattina con il sindaco Luigi De Magistris ed il presidente della stazione zoologica Anton Dorn Roberto Danovaro. Per la stazione zoologica è un'occasione importantissima nel cuore di Napoli, in Villa Comunale, grazie al Comune, di spiegare perché esiste questo ente da 150 anni, il più antico ente di ricerca pubblico nazionale. E lo spiegheremo illustrando le idee di Darwin, le idee di Dorn, le idee di chi voleva rivoluzionare la cultura, spiegando che l'uomo viene dal mare, che la biodiversità sostiene il pianeta e che l'evoluzione è un processo meraviglioso, che però è ancora poco conosciuto. L'investimento è un investimento di 2 milioni e mezzo di euro a base d'asta dei lavori edili e di circa 500 mila euro per l'arrestimento, a cui fanno da contenuto però del materiale biologico che è praticamente di valore inestimabile, ecco, quello è solo il contenitore, perché abbiamo 10.000 organismi, 3.700 specie. Dopo anni di abbandono, la casina del boschetto si appresta così a diventare uno dei più importanti centri di ricerca sulla biologia marina, un museo in cui saranno conservati documenti risalenti al 1872, anno di fondazione dell'ente, ma anche gli strumenti e le imbarcazioni utilizzate nel tempo per la ricerca marina. È previsto inoltre l'allestimento di spazi e laboratori scientifici per gli studenti e di una sala conferenze a servizio della città destinata ad attività culturali. Siamo nel vivo dei lavori, non solo del recupero, però di quello che è l'acquario tanto caro ai napoletani e non solo, ma il recupero, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione dell'intera casina del boschetto, così come anche una biblioteca del mare e il museo Darwin Dorn, quindi una prospettiva direi mediterranea, europea, internazionale per porre il mare al centro dell'attenzione della nostra città, mare come vita, mare come biodiversità, mare come ricerca, mare come difesa della flora e della fauna, ma anche mare come mare per salvare vite umane, non essere complici, conniventi o indifferenti di fronte a questo scenario così fosco che attraversa diversi governi occidentali che si stanno rendendo complici di crimini contro l'umanità. Quindi Napoli lancia un messaggio forte che il mare è vita e qui la ricerca va avanti, perché aggiungerei anche i progetti che insieme alla stazione zoologica Anton Dorn stiamo facendo sul Molosiglio con un grande centro di ricerca e su Bagnolo.